Orto Blu e Cereale. La prima edizione è stata un successo, la seconda sarà una conferma e il prossimo anno sarà ormai una tradizione. Intanto la seconda comincia sicuramente sotto buoni auspici, una bellissima giornata di sole. Questo è già il preludio a una manifestazione che sicuramente confermerà appieno tutte le aspettative che, come è stato detto, sono nate lo scorso anno. La Coldiretti di Savona è direttamente impegnata in questa manifestazione? Sì, uno dei tre partner di questa manifestazione, già il secondo anno, una manifestazione che è cresciuta, che ci dà la possibilità di promuovere le nostre produzioni tipiche, quest'anno in particolare attenzione sulla zucchina trombetta, anche questa in attesa di IGP, e che permette ai nostri soci piemontesi, ci sono più di 60 stand, di vendere direttamente al consumatore le loro produzioni tipiche. Qual è il significato di questa manifestazione per voi commercianti? Noi crediamo molto nella coppiata agricoltura-turismo, perché Cereale parte appunto dall'agricoltura. Noi siamo un'associazione che siamo partiti da solo da 2 anni, però stiamo dando un contributo importante per il commercio, per il turismo di Cereale. Quindi domenica invitiamo tutti gli amici piemontesi a questa manifestazione. E a vedere le nostre vetrine che come commercianti abbiamo allestito, come l'anno scorso, sempre improntate sul tema della zucchina e cuore di bue.